Serena, vi chiedo di essere veloci per cortesia. Però se non ho mai parlato, avete sbagliato. Allora, il discorso è questo. Sarò telegrafico, sarò telegrafico. Qui si parla tanto di cose altisonanti, però la sostanza, i sammenesi devono sapere qual è. Che questi signori, per risanare un po' tutto quanto la situazione, vogliono aumentare le tasse. E questa è la verità. Poi vogliono ritoccare le pensioni, perché questa è la verità. E altro che, invece, noi siamo totalmente contrari al ritocco delle pensioni qualsiasi, perché è un diritto acquisito, è sempre un diritto acquisito, e lì non si deve assolutamente toccare. Poi, invece, noi vogliamo toccare il costo della politica, vogliamo tagliare il costo della politica, proprio questi tre referendum, il primo no a Banca Centrale perché costa 8 milioni all'anno solamente di stipendi, uscieri che prendono 50-60 mila euro, non è più accettabile, no al discorso appunto del finanziamento pubblico ai partiti, a questi signori bisogna togliergli i soldi, altro che aumentare le tasse e toccare le pensioni, e poi no Europa, siamo rimasti solamente noi a non voler entrare in Europa. Tutti quanti vogliono associarsi, addirittura Valentini si è dimenticato del referendum, anche se è vero che non ha dato nessun esito, però mi sembra che ci siano stati tantissimi no, quasi a metà abbiamo fatto. Ultimo, perché ad esempio lo sviluppo è importantissimo, non ci conoscono nessuno, la figura degli ambasciatori economici ai nostri ragazzi è importante, fare una classe di ragazzi che vanno all'estero e vanno a spiegare che cos'è San Marino, e in ultimo il lavoro prima ai sammarinesi, no alle consulenze che questi politici danno ai loro amici italiani, chissà come mai.